Bene, stiamo vivendo tempi relativamente felici in quanto alla consonanza tra le parole e il loro significato. È un paese dove il premier può usare la parola rottamazione riferita agli esseri umani, quindi è evidente che un destino simile può capitare anche alla parola conservatorismo, piuttosto che alla parola gufismo, piuttosto che alla parola anti-italianismo, eccetera, eccetera. Sono tutte parole che, se usate in maniera non consona, quindi usate in maniera ricattatoria, spostano il punto del problema. Una nazione che coltiva il nuovismo sarebbe in automatico nuova. Non è così. Spesso coltivare il nuovismo significa invece assumersi la qualità del conservatorismo e viceversa, evitare di buttare il bambino con l'acqua sporca qualche volta significa constatare che ci sono strutture che vanno sicuramente riviste, che vanno rinnovate, eccetera, ma all'interno delle quali ci sono dei valori che vanno conservati. Una di queste mi sembra assolutamente la scuola italiana in particolare, che è una di quelle istituzioni che, se ancora funziona, funziona grazie alla buona volontà di migliaia di persone che si sono prese responsabilità che non avrebbero dovuto avere, in barba a tutte le riforme più mutilanti che una scuola possa subire nel corso veramente all'interno di una nazione. Quindi l'accusa di conservatorismo data in questo senso, sotto certi aspetti è anche un piccolo complimento, perché significa che ancora esistono delle isole dove si conserva appunto l'idea di una scuola plurale, di una scuola con responsabilità, di una scuola autorevole. Senza pluralismo, senza autorevolezza e senza, mi si passi, la responsabilità delle famiglie rispetto al loro rapporto con la scuola, questo discorso non è né nuovo né vecchio e non è nemmeno purtroppo solo conservatore, è solo nuovista, quindi fintamente innovativo, fintamente pubblicitariamente esportabile, ma poi di fatto sostanzialmente vuoto, sostanzialmente privo di contenuti. Anzi, credo che se non si è un po' pedanti, se non si sta attenti da questo punto di vista, finalmente questo grimaldello potrebbe riuscire a scalzare quell'istituzione, un'istituzione come la scuola che invece un drappello di resistenti ha cercato in maniera direi positivamente conservatrice di mantenere almeno nei suoi punti chiave. Ecco, i punti chiave sono chiaramente il mantenimento della dimensione decisionale collegiale, è costato così tanto riuscire ad ottenerlo, probabilmente non abbiamo saputo usarlo al meglio, ma questo non significa che sia uno strumento sbagliato, lo strumento è giusto, va riformato lo strumento, non va riformato il principio da questo punto di vista. Una scuola dove si riproduce il sistema per cui uno comanda e tutti gli altri debbono obbedire, probabilmente è apparentemente più snella, ma poi invece insiste su faccende che hanno a che fare con la qualità dell'insegnamento, con la libertà degli insegnanti, con la possibilità di esprimere le proprie opinioni. Ecco. Quindi credo che questa sia una di quelle apparenti novità che poi invece sono non solo conservatrici, ma sono addirittura retroattive. Si ritornerebbe alla scuola, alla, alla,
alla scuola mussoliniana, libro e moschetto, ci va bene? È questo che vogliamo? Non credo, non credo. Perché a questo fa seguito appunto quello che dicevo prima, cioè la chiamata diretta da parte del dirigente poi comporta che non è più controllabile in maniera collegiale il livello degli insegnanti. E questo poi cambierà a seconda dei spazi e dei luoghi. È chiaro che nei territori piccoli il potere del dirigente sarà più ampio, sarà una sorta di satrapia, nei territori più ampi che hanno una connotazione più plurale sarà invece meno, come dire, meno cogente, ma comunque di fatto il dato è che al di là di quanto uno lo usi, non si può sancire un modello in cui il potere nelle mani, è concentrato nelle mani di una persona sola, assolutamente è contrario a qualunque tipo di principio, anche se invece sembra adattarsi alla deriva anche politica di questo paese, no? Noi siamo talmente innamorati storicamente del leaderismo, a scuola forse non si è studiato abbastanza. Se l'avessimo studiato a scuola, forse avremmo fatto questo errore dentro la scuola, probabilmente non si sarebbe fatto, cioè tutti saremmo assolutamente preoccupati per questo tipo di deriva. La valutazione dell'insegnamento. Anche questo è un dato veramente sconcertante se misurato nei livelli in cui lo vuol misurare questa nuova riforma. Faccio lo scrittore per mestiere, quindi sono un signore che si occupa dei termini, che si occupa delle parole, che pensa che senza la scuola non esista nessuna possibilità di avere un punto di riferimento. E quindi quando vedo dei pericoli in cui come dire, dei ragazzi che sono dichiaratamente in formazione perché stanno studiando, sono allo stesso tempo i giudicatori dei loro insegnanti, capisco che qualcosa non va e non funziona. È possibile che noi siamo appunto a cascata dentro questo sistema per cui il nuovo è bello, giovane è bello, non è un dato anagrafico, non è un dato biologico, ma sembra un privilegio. Qualcuno bisogna che li avverta a questi giovani che non sono privilegiati, ma che sono giovani perché sono nati dopo e che tra un po' alcuni nasceranno dopo di loro e quelli saranno giovani e loro non lo saranno più e allora evidentemente qualche problema di qualche dislessia sociale la stiamo producendo da questo punto di vista. Però il dato che i parametri per giudicare, per valutare un insegnamento, sia la soddisfazione auditel, diciamo così, all'interno della scuola, mi sembra veramente un parametro terrificante. Credo anzi che tra i vari punti questo è quello che io ritengo più tremendo, perché intanto mina appunto l'autorevolezza dell'insegnante. E io ho cresciuto in una scuola dove a torto o a ragione l'insegnante aveva sempre ragione e io ero un giovane che doveva subire anche angherie, anche ingiustizie. Ma come dire, affrontava dentro la scuola questa sorta di condizione per cui la formazione significa anche imparare, cioè imparare umilmente, perché se vuoi essere in grado di insegnare,
deve essere stato in grado di imparare, esattamente come se vuoi essere in grado di scrivere, deve essere stato un lettore, a differenza di quello che invece molti pensino. Quindi la soddisfazione del cliente deve essere commisurata secondo parametri che vanno decisi da istituzioni adeguate a fare questa cosa. No? Non avrei permesso che i miei genitori stabilissero il grado di soddisfazione dell'insegnamento, perché avevo a che fare con genitori che io ero ancora di quelle generazioni per cui i genitori pensavano dei propri figli che fossero dei cretini, che fossero delle nullità che dovevano imparare e stare zitti. Pensate a quanto più tremendo sarà dare questa possibilità invece a una categoria di genitori che pensano al contrario che i propri figli siano dei geni assoluti, per lo più incompresi da insegnanti incompetenti e poco pagati, da miseracci che fanno questo stupido mestiere e fanno 3 mesi di vacanza, insomma, tutto lo sciocchezziario che si millanta continuamente nei confronti delle scuole. No? Io dico che viviamo delle generazioni in cui la maggior parte degli studenti ha in tasca più soldi degli insegnanti che insegnano loro. Viviamo in una condizione per cui appena si pronuncia la parola fatica in una classe, se va molto bene, i genitori si limitano a fare un rimprovero formale a questo insegnante che ha osato dire questa parola incredibile, senza contare poi gli immensi brontolii se l'insegnante si permettesse di chiedere a questi genitori di investire 11, 10, 11 euro per comprare un libro, perché insomma i libri costano troppo, la pizza e la birra costano poco e i figli, i 2-3 cellulari spesso che questi ragazzi hanno evidentemente non costano niente e così via. Come sempre è un problema di dare un peso e dare un prezzo alle cose. Quindi la valutazione dell'insegnamento dentro una società dove i valori sono questi, mi sembra che vada, come dire, che vada recintata dentro una condizione di tutela maggiore, se no veramente si rischia di pretendere ancora una volta insegnanti che non sono insegnanti, sono intrattenitori, sono comici, sono babysitter, psicologi infantili, insomma, sono tutto fuorché portatori comunque di una cognizione e di una condizione. Quindi, ancora una volta, per tutto questo, gli insegnanti italiani in special modo non sono pagati abbastanza. Allora, sulle deleghe in bianco, cosa si può dire anche questo, cioè vale tutto il discorso già fatto, cioè, tutta questa riforma è basata su una concezione decisionista e anche un pochino virilista, devo dire. No, noi abbiamo questi cicli ventennali in cui pare che il carisma del capetto di turno debba mutare le cose, debba cambiarci l'esistenza, ma poi di fatto è semplicemente ribadire cose già viste, come sempre, e non vi tratterrò più di tanto perché quello che ho da dire tutto sommato l'ho detto, ma come sempre si tratta di come dire, dichiarare novità cose che nuove non sono.
le abbiamo già viste, abbiamo anche combattuto per evitare cose di questo tipo. E se ci torniamo dentro mani e piedi, evidentemente, durante la lezione di storia a scuola siamo stati assenti. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.